La musica e l'azione sono gli unici mezzi espressivi impiegati nella sacra rappresentazione che si svolge durante la Settimana Santa a Castelsardo, nella Sardegna settentrionale. L'azione drammatica, divisa in tre atti, è nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì. Ne assumono l'organizzazione e la realizzazione i confratelli dell'Oratorio Santa Croce e parteciparvi è un privilegio, specialmente per coloro che vengono scelti nel prestigioso ruolo di cantori. Per questo motivo si forma dal mese di ottobre una scuola cantorum che consentirà al priore di selezionare le 12 voci dei tre cori dell'Unisanti. L'attenta e prolungata selezione, di solito non priva di conflitti, si deve alla notevole difficoltà dei canti. L'esecuzione dovrà essere inappuntabile se il priore vorrà conquistarsi il consenso dei compaesani. Tutti i cori sono a quattro voci, basso, contra, bogi, falsetto. Il brano che ascoltiamo è il Miserere dell'altare, riservato ai venerdì della Quaresima dopo la Via Crucis. È l'alba di lunedì, il Lunisanti. Nella chiesa di Santa Maria, oratorio della confraternita, i 12 cantori apostoli sono pronti. Formano tre cori alternandosi con altri 12 apostoli che attraverso l'esposizione dei simboli rievocheranno momenti salienti della passione. La processione drammatica è aperta dal coro del Miserere, accompagnato da un confratello che reca un teschio. Misere. Ai 24 apostoli si aggiungeva in passato il cappellano con l'incarico di portare il calice, simbolo dell'episodio dell'orto degli ulivi. Ah.
Segue il guanto, schiaffo a Cristo, la fune e la catena, momento dell'arresto. Il completamento della vestizione e la consegna sono momenti fortemente ritualizzati. La colonna, le discipline, la corona di spine si riferiscono al martirio inflitto da Pilato e riassunto con la statua dell'Ecce Homo che accompagna il coro dello Stabat Mater. Gli spostamenti avvengono in silenzio. Nel corso del canto la processione è ferma. Il secondo segmento del corteo rappresenta la crocifissione e la morte. Croce, scala, martello e tenaglia, spugna e lancia. Oh.
Giunti al bastione, gli apostoli si svestono e depongono i simboli. Il terzo coro reca un crocefisso, esegue un canto, lo Jesus, che con brevi versetti narra momenti della passione non rievocati dai simboli. In passato la processione non si scioglieva al bastione del castello, ma si trasformava in un pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora di Tergu. Non tutti si servono di automobili. I castellanesi, disposti ancora oggi a percorrere a piedi gli 8 chilometri che separano il paese dal santuario, sono ancora numerosi. Il santo patrono è Sant'Antonio Abate, ma la festa più importante a Castelsardo resta il Lunisanti, ricorrenza scelta ancora oggi dagli emigrati per il ritorno a casa. In questa occasione i comportamenti festosi si intrecciano con la contrizione, vissuta comunque su un piano eminentemente drammatico rappresentativo. Nei dintorni di Tergu, lontano dallo sguardo dei pellegrini, gli apostoli ricompongono la processione. Un suono di campana annuncia l'arrivo del primo coro entro il recinto della basilica, dove eseguirà una strofa del canto.
Amplius lambame, abene quaeta temem. Attraversata tutta la chiesa, gli apostoli riconsegnano ritualmente i simboli e si dispongono intorno all'altare. Dopo l'ingresso del coro dello Jesus, inizia la messa. Salve te, benignissimi Domini Jesu Christi, salvatoris nostri oculi, pro nobis lacrimis perfusi. Al termine della messa si svolge la paraliturgia del Lattitu, un pianto rituale scritto recentemente in latino per attenuare i residui richiami non cristiani della lamentazione funebre. Domini nostri Gesù Cristi, pro nobis fellet aceto potatu. Domine, miserere nostri.
L'intermezzo del pasto è dedicato alla festa. È tradizione mangiare all'aperto nei prati che circondano Tergu. I cibi prescritti sono il pesce e la verdura. Le canzoni a ballo mettono in evidenza le strutture musicali che fanno da intelaiatura al repertorio religioso, frutto di elaborazione, sedimentazione e sintesi della polifonia popolare sarda e della polifonia della musica colta. Il repertorio nel corso della festa è il più vario. Chi non è stato scelto a far parte dei cori della processione non rinuncia a fornire un saggio di bravura con l'esecuzione del Miserere. La musica assume una dimensione spettacolare e viene realizzata come un prodotto artigianale complesso e delicato, oggettivamente valido anche al di fuori del tessuto della drammatizzazione. Al tramonto, spenta l'illuminazione pubblica e quella delle case, la processione percorre lentamente tutte le vie del paese. Con la luce delle torce si fa più evidente il procedere ritmico dei simboli e le funzioni di raccordo svolte dai canti tra gli spazi del percorso e il pubblico. Sino alla metà degli anni 60, i canti più tradizionali della Settimana Santa, Miserere e Stabat Mater, erano diffusi in numerose località della Sardegna. Facevano parte del repertorio musicale delle confraternite, ovunque protagoniste di sacre rappresentazioni che culminano nella deposizione. I canti sono in via di estinzione per il mancato ricambio generazionale nelle confraternite, mentre è ancora molto diffusa la cerimonia della deposizione. Ah!
Le soste dovrebbero corrispondere alle stazioni della Via Crucis, ma vengono aumentate per rendere omaggio alla casa di amici o parenti e per verificare in una sotterranea competizione tra i cori il reciproco grado di resistenza alla fatica del canto. Quando è già notte alta, si giunge finalmente alla chiesa di Santa Maria, cappella della confraternita, dove la processione si scioglie definitivamente. La cerimonia dell'ultima cena a casa del priore conclude la giornata. Sono ammessi alla mensa gli apostoli, attori della processione drammatica, insieme al vescovo, al parroco e al cappellano della confraternita. La partecipazione del vescovo al banchetto è la funzionalizzazione rituale del risvolto festoso dell'Unisanti. Gli altri confratelli, i parenti, gli amici, entrano alla fine del pasto, quando il vescovo, al canto del Te Deum, si allontana. Santi, primo atto della sacra rappresentazione, racchiude con i cori e la processione drammatica tutto l'arco della passione, i due atti del giovedì e del venerdì assumono una più esplicita dimensione teatrale. L'ultimo simbolo esposto a conclusione del primo atto è il crocifisso, ma i versetti del coro dello Jesus integrano il racconto sino al momento della sepoltura. Infatti, il testo termina sulle parole «Jesus in monumento novo». Thank you.
Il giovedì sera si rappresenta l'avvio di Cristo al Calvario, seguito e raggiunto da Maria. Per rendere evidente l'azione drammatica si formano due processioni. La prima accompagna Cristo col coro del Miserere. La seconda accompagna Maria col coro dello Stabat Mater. Il tragitto è dalla chiesa di Santa Maria alla cattedrale, dove avviene l'incontro. Terminata l'esecuzione dei canti, le due processioni escono congiunte, prima Cristo, poi Maria, per fare ritorno alla chiesa della confraternita. La semplicità, la rigorosa assenza di enfasi, l'eloquenza drammatica dell'immobilità degli attori rendono più evidente l'intensa partecipazione emotiva espressa dai cori con le struggenti volute melismatiche. I canti sono sezionati in blocchi tra loro separati da lunghe pause. All'interno di ciascuna sezione, che è dell'estensione di un verso del testo, si individuano ulteriori suddivisioni, rese evidenti dai respiri dei cantori, che comprendono da una a cinque, sei note. È una forma comune agli altri Miserere e Stabat Mater che si tramandano in Sardegna, per altri aspetti profondamente differenziati nello stile vocale, nel profilo melodico e nello svolgimento armonico-contrapuntistico. L'ultimo atto, l'iscravamento, ha luogo in cattedrale. È il momento più drammatico, anche dal punto di vista dell'evidenza rappresentativa. Il gesto e il movimento degli attori nello spazio scenico assumono il massimo rilievo, mentre alla musica viene assegnata una funzione secondaria. Le testimonianze medievali di drammi liturgici, sviluppati dalle sequenze e dai tropi,
descrivono atti, gesti, azioni non dissimili dalla rappresentazione di Castelsardo, dove confluiscono anche diversi elementi della tradizione del sermone drammatico o del teatro silenzioso associato a testi poetici della Passione. La concreta dimensione teatrale dell'Iscravamento non contraddice il ricorso alla stilizzazione e alla rappresentazione ellittica, dunque più simbolica che realistica, già evidente nell'Unisanti. Lo scoprimento del crocifisso è normalmente presente nel rito romano, dove però il siparietto libera l'effigie percalata. Cari confratelli, a cui il popolo di Castelsardo, tramite la scelta fatta dal priore della confraternita, ha affidato il compito che in quel primo venerdì santo della storia venne affidato a Giuseppe d'Arimatea e a Nicodemo, consentitemi che vi chiami con questi nomi come primi attori di questa sacra rappresentazione. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, fatevi avanti. Fermatevi ai piedi di quella croce, genuflettete, inginocchiatevi, adorate. Domandate la grazia di essere degni del compito che affida a voi questo popolo cristiano, di cui siete voi stasera l'espressione più bella. Alzatevi, genuflettete. Dopo aver adorato il crocifisso, presentatevi alla sua mamma addolorata. Inchinatevi dinanzi a lei, inginocchiatevi ai suoi piedi. Come vedete, è a vostra disposizione quanto è necessario per liberare il corpo di Gesù dalla croce. Prendete i martelli. Prendete le tenaglie. Prendete le candide bende. Così, preparati per l'adempimento della vostra missione, dirigetevi verso le scale. Ascendetele, raggiungendo per mezzo di esse la parte alta della croce.
sistemate le bende sotto le braccia aperte del crocifisso, perché le possiate sostenere quando le avrete liberate dai chiodi delle mani, legandone le estremità ai due lati della croce. Assicurato alla croce tramite le bende, il corpo esanime del Cristo, date inizio alla pietosa opera della sua liberazione per poterne effettuare la deposizione. Liberate la testa del Cristo dalla corona di spine che gli venne imposta e conficcata per irridere e insultare la sua regalità. Presentate quella corona a questo popolo. Baciate quella corona a nome di tutti. Consegnate quella corona perché sia presentata e offerta alla Vergine addolorata, perché con la corona insanguinata del Cristo Re sia incoronata Maria Regina. Giuseppe d'Arimatea, libera dal chiodo la mano destra di Gesù crocifisso. Presentate quel chiodo a questo popolo. Ora baciatelo a nome di questo stesso popolo. Consegnate il chiodo perché sia presentato e offerto alla Vergine Corredentrice. Nicodemo, libera dal chiodo la mano sinistra di Gesù. Presentate adesso quel chiodo della mano sinistra a questo popolo. Baciate quel chiodo a nome di questo stesso popolo. Consegnate quel chiodo perché sia presentato e offerto alla Vergine Corredentrice. Sciogliete i nodi che assicurano le bende alle braccia della croce. Nicodemo, lascia a Giuseppe d'Arimatea il compito delle bende che dovrà sostenere e azionare dall'alto della croce. Nicodemo, discendi. Avvicinati ai piedi ancora inchiodati del Cristo, azionando il tuo martello e la tua tenaglia, libera dal chiodo anche quei piedi. Presenta anche il terzo chiodo a questo popolo. Bacia quel chiodo a nome di questo stesso popolo. Consegna quel chiodo perché sia presentato e offerto alla Vergine Corredentrice.
Nicodemo, accettando il servizio pietoso di altri confratelli ministranti, prendi, gli spiega e prepara il lenzuolo funebre che deve accogliere e avvolgere il corpo del Cristo deposto dalla croce. Giuseppe d'Arimatea, azionando delicatamente quelle bende, consegna a Nicodemo e ai suoi collaboratori in attesa il corpo esanime del Cristo, libero finalmente dai chiodi che lo tenevano conficcato alla croce. Nicodemo e i collaboratori, ricevete quel corpo offerto a voi da quelle bende. Giuseppe d'Arimatea, discendi anche tu dall'alto della croce. Unisciti a Nicodemo per sostenere con lui il corpo di Cristo deposto per opera vostra dalla croce. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, ministri della deposizione, presentate quel corpo esanime alla sua madre. Presentate quel corpo esanime a questo popolo. Trasportate quel corpo alla bara che lo attende. Deponetelo in quella bara. Sistematelo. Stendete su quel corpo il velo della morte. Confratelli della Santa Croce, date inizio al funerale del Cristo intonando anche quest'anno il vostro miserere del Venerdì Santo. Durante il tragitto dalla cattedrale a Santa Maria, il corteo non effettua soste. Il miserere a due cori alternati, cantato in questa occasione, ha uno svolgimento spedito, privo di indugi melismatici, adatto quindi ad un'esecuzione effettuata in movimento. Thank you.
Dopo il canto dell'ultima strofa del Miserere, i confratelli lanciano alla folla i fiori della bara di Cristo. Entrarne in possesso è un buon auspicio, associato all'arrivo della primavera.